inaugurato in pieno centro storico e Chieti, in Piazza Martiri della Libertà, il monumento dedicato a Saverio Selecchi, che l'artista Antonello Favata ha realizzato e donato alla città. Per l'inaugurazione c'è stata ieri sera una bella cerimonia arricchita dall'esibizione del coro Selecchi nell'androne del Palazzo della Provincia. Poi è stato l'assessore all'urbanistica del Comune Teatino Mario Colantonio a raccontare come è nata l'idea di ricordare con un monumento il grande musicista di nato a Chieti, autore del Miserere che accompagna la processione del Venerdì Santo, e a chiarire anche il perché della collocazione che è stata imposta dalla sovrintendenza. Si era pensato di posizionare il tutto davanti al Teatro Marruccino, ma la sovrintendenza ha dato il veto e quindi è stato necessario spostarlo, trovare un'altra collocazione. E quindi si è deciso di posizionarlo dinanzi all'ex Cassa di Risparmio, ripeto, in pieno centro storico. Colantonio, a nome della città, ha ringraziato Favata, che si è fatto pieno carico di tutto quanto è stato necessario per realizzare e collocare l'opera. Un gesto sentito, ha detto lo stesso autore, perché sì, è un teatino puro sangue e ha voluto dare qualcosa alla città che sia anche un omaggio a uno dei grandi protagonisti della storia locale.